teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. In studio Luca Telese e Flavio Grasselli. Che abbiamo dato per primi questa mattina, ovvero le informazioni che abbiamo rispetto al connazionale Daniele Stefanini, che è un 28enne di Livorno. Ne eravamo già stati informati in realtà nella serata di ieri, ma abbiamo atteso che la famiglia fosse in possesso di tutte le informazioni necessarie. Allora, l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il caso del nostro condizionale è che il console vicario Stefania Velardi si sta recando presso la questura di Vatan, dove il ragazzo si trova attualmente ancora trattenuto. Ieri, in qualità di fotografo, aveva cercato di raggiungere il posto dove si teneva la manifestazione a favore di Erdogan, e secondo una prima ricostruzione ancora però da confermare, sarebbe stato colpito da colpi di manganello della polizia. È ancora qualcosa da confermare, perché sappiamo solo che è stata la polizia stessa a portarlo in ospedale durante la notte. Era in stato di shock, le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni, tant'è vero che è stato poi dimesso. Il problema era che il ragazzo aveva già condizioni di salute piuttosto precarie. Dicevo, appunto, la famiglia è informata di tutto, il nostro consolato sta seguendo la situazione, il console vicario sarà della questura di Vatan da lì a poco, e quindi sembra una situazione che va risolvendosi in breve tempo. Per quanto riguarda gli arresti, li citavi giustamente tu, sono stati tantissimi e noi ne siamo stati testimoni, l'abbiamo documentato anche con le nostre immagini. E in questo momento mi trovo in piazza Taksim, una piazza Taksim che è stata riaperta a pubblico. Sembra una situazione di quasi normalità, veramente come non la vedevamo ormai da settimane, anche se la presenza della polizia è ancora significativa. Intanto oggi è la giornata ancora della polemica, soprattutto legata all'uso dell'acqua che conterrebbe sostanze urticanti fatta con gli idranti della polizia. Su questa storia ci sono posizioni molto, molto diverse, perché fonti mediche parlano appunto di sostanza urticante contenuta negli idranti della polizia, mentre il governatore di Istanbul, Hüseyin Mutlu, ieri aveva parlato di una soluzione medicale. Francamente una risposta che ha lasciato oltremodo perplessi. Ripeto, la situazione al momento nel centro di Istanbul è tranquilla. Per il momento quindi è tutto, ci sentiamo più tardi.